Il 4 dicembre gli italiani hanno dato un chiaro messaggio a Renzi e a tutto il PD. Bisogna andare alle elezioni il prima possibile, quindi si incardini questa legge, si faccia una legge elettorale e si vada al voto il prima possibile, perché gli italiani non chiedono altro. Sarebbero 3 giorni di lavoro per armonizzare i 2 testi e tornare a votare. Vede, ministro Del Rio, lei ha parlato di coincidenze e concatenazioni fortuite. Mi dispiace dirlo, ma una valanga non è una coincidenza né una fatalità. E quando lei ha parlato di vittime di questa emergenza, le vittime non sono solo purtroppo quelle dell'hotel Rigopiano, ma ci sono vittime degli altri disastri che hanno creato le pubbliche amministrazioni e l'Enel. Sono le vittime di Brittoli, Crognaleto, di Campotosto. Ci sono anche le vittime che in realtà non sono vittime solo grazie all'eroismo dei soccorritori. E sono tantissime. Vede, ministro, parliamo della regione Abruzzo, dove la carta del rischio delle valanghe manca dal 1992. È questo che ha creato forse anche quella tragedia? Forse sì, ministro. Ma qui in quest'aula ci dobbiamo occupare delle responsabilità politiche, che sono forse ancora più gravi di quelle penali, perché avvengono prima le responsabilità politiche. E vede, ministro, le responsabilità in parte potrebbero anche essere sue. D'altra parte il riordino delle province prende il suo nome, lì dove c'è l'incomprensibilità delle competenze delle province. Ora dovranno emergere queste responsabilità. Perché semplicemente, ministro, le responsabilità servono per far sì che questa tragedia non accada mai più. Sembra una parola vuota, ma è questo, mai più. Troppe volte si è detto mai più e puntualmente accadono sempre le medesime tragedie. Riteniamo necessario che il nostro paese debba contare su un servizio efficiente di protezione civile che possa fronteggiare le emergenze con le giuste risorse umane e strumentali. Il testo uscito dalla Camera è stato migliorato grazie anche all'approvazione di alcune proposte significative del Movimento 5 Stelle. Voglio ricordare ad esempio l'inserimento di forme di microcredito agevolato utilizzabili per favorire il superamento dello stato di emergenza e l'individuazione nel futuro decreto di criteri e metodologie per tutto il territorio nazionale per il riconoscimento e l'erogazione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro immediate, così da dare subito certezza ai cittadini colpiti dall'evento calamitoso. E poi anche l'introduzione della flessibilità nell'ambito del patto di stabilità a fianco di ogni disposizione utile a favorire il passaggio tra l'eventuale gestione commissariale a quella ordinaria. È necessario fare rete, evitando però di spacchettare le responsabilità. Ci rendiamo conto che in fase emergenziale può rendersi necessario qualche parziale deroga, ma considerato i continui abusi che sono stati compiuti negli anni di questo strumento, è bene definire dove, come e per quali motivi si può derogare. Dire ai cittadini e alla stampa che oggi approviamo con urgenza una legge delega per fronteggiare in maniera adeguata le emergenze non corrisponde al vero. Quello che definiamo oggi inoltre potrebbero essere delle disposizioni legislative che potrebbero anche andare in conflitto con le ordinanze di protezione civile e quindi probabilmente in futuro sarà necessario ritornare indietro, dire ancora una volta che si sono fatti errori. Dichiaro il voto di astensione del Movimento 5 Stelle. Grazie. Vediamo che innanzitutto il cavalierato del lavoro a Mario Moretti si è torto. Come si fa a dare un cavaliere del lavoro a uno che è stato condannato per la morte di 32 persone, per omicidio colposo plurimo aggravato? Lo Stato, la politica deve rispondere di questo. Io chiedo l'immediata calendarizzazione della mozione per togliere il titolo di cavaliere al dottor Moretti, condannato ieri in primo grado per la strage di Viareggio, a una persona che non si è dimostrata degna di quel titolo. Adesso votiamo la mozione per togliere il titolo di cavaliere al Moretti. Il Senato non approva con ampia maggioranza. A gennaio 2017 la piattaforma Google AdSense ha annunciato di aver disattivato la monetizzazione pubblicitaria per 340 siti. Le motivazioni sono semplici ed inquietanti allo stesso tempo, ovvero Google contesta il fatto che ai lettori sono state date delle informazioni che sono delle fake news e contesta anche che si tratta di editori non strutturati. Ora, il problema è che è stato dato a Google, che è un'azienda privata, una situazione di monopolio sul mercato. Qui infatti non si parla di reati, non è stato contestato nessun reato, ma si parla semplicemente di opinioni che vengono date da blog o da siti di informazione, con i quali possiamo essere d'accordo oppure no.
Se ci sono infatti dei reati, ci sono le sedi opportune dove contestarli, ma qui stiamo parlando di diritto di informazione e diritto di libertà di espressione. Stiamo tornando indietro di 20 anni. Questa azione si scontra con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e con i trattati. Ed è per questo che la delegazione del Movimento 5 Stelle in Europa ha deciso di inviare un'interrogazione alla Commissione Europea con queste domande. I dati ISTAT fermi al 2014 raccontano di un fenomeno inquietante, quello del cyberbullismo. Più della metà dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni ha subito nei 12 mesi precedenti degli episodi offensivi nei propri confronti. Pensiamo solo a quanti centinaia, migliaia di utenti su un social media possano visualizzare una foto o un video imbarazzante e quanto il sistema della condivisione possa rendere quel contenuto virale e fruibile da un numero indefinito di soggetti del tutto estranei. Siamo fortemente convinti, e non ci stancheremo di rimarcarlo ad ogni occasione, che queste leggi devono funzionare, non devono essere dei sofismi sui fenomeni. Forse voi non lo sapete, ma spesso, per i ragazzi, le sfide più grandi da affrontare giornalmente non sono i compiti o le interrogazioni, ma l'inserimento con successo nel gruppo dei coetanei e il nodo delle relazioni interpersonali. Annuncio quindi il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Probabili personaggi come i fratelli Occhio Nero sono riusciti indisturbati con estrema facilità a spiare i computer di importanti personalità pubbliche del nostro paese. Cosa potrebbero fare i ben più esperti hacker di Stato russi o cinesi o di qualche altro paese a noi concorrente? Che strumenti abbiamo per difenderci? Abbiamo il CERT Nazionale Italia, che dovrebbe coordinare e offrire servizi di sicurezza cibernetica a tutte le realtà pubbliche e private, che attualmente ha un organico di appena 10 persone. Poi c'è il CERT PA della pubblica amministrazione, che dovrebbe garantire la sicurezza degli enti statali e locali, che però è messo persino peggio. Il loro organico è di 2 funzionari e di 3 tecnici precari. Siamo ancora ben lontani da paesi come la Germania, che ha stanziato 1 miliardo di euro e impiega ben 13.500 soldati con il compito di proteggere enti statali e società private. In Italia, tra civili e militari, non arriviamo a 40 addetti e per lo più nemmeno a tempo pieno. Ad aggravare ulteriormente la situazione bisogna dire che siamo l'unico paese al mondo ad aver privatizzato l'infrastruttura di rete e il signor ministro che oggi è qui a parlarci di cybersicurezza è uno degli artefici di questo scempio. Dopo 6 ore di negoziati e mesi di trattative, le istituzioni europee hanno trovato l'accordo sulle tariffe di roaming all'ingrosso. Qual è il risultato? Una stangata per i cittadini. Dalla promessa di azzerare il roaming siamo arrivati al roaming in diretto per tutti. Vi spieghiamo meglio. Le tariffe all'ingrosso sono quelle che le compagnie telefoniche si pagano a vicenda per permettere ai propri clienti di navigare e chiamare all'estero. Nel 2017 la tariffa all'ingrosso per 1 GB di traffico sarà 7,7 euro e di 6 euro nel 2018. E questi costi potrebbero essere spalmati su tutti, anche su chi non viaggia all'estero. Dal 15 giugno 2017 telefonare potrebbe essere molto più caro. L'accordo è stato trovato fra i rappresentanti di Commissione, Consiglio e Parlamento europeo in questa sala a porte chiuse, senza che i cittadini venissero coinvolti. E potete ringraziare anche il governo Renzi, che a dicembre aveva addirittura proposto una tariffa di 10 euro a gigabyte. Oggi chiunque uccide o cattura un lupo rischia l'arresto da 2 a 8 mesi. Con il piano lupo torneremo indietro al secolo scorso, ignorando gli sforzi e gli interventi voluti fortemente anche dall'Europa per la tutela di questa specie simbolo. Prima di arrivare a una scelta così estrema, il governo, secondo la normativa, dovrebbe dimostrare di aver messo in pratica azioni vincolanti e fondamentali per la soluzione del problema della predazione, per poter ricorrere a deroghe. Azioni come ad esempio l'uso dei recinti elettrificati o dei cani pastore per proteggere le greggi da eventuali attacchi del lupo e la previsione di indennizi adeguati e il finanziamento dell'uso corretto di tutti i sistemi di deterrenza. Tutte cose mai realizzate sul territorio nazionale e che il PD e questo governo non intendono realizzare, come dimostra il piano lupo del ministro Galletti. Il Movimento 5 Stelle dice no alla licenza di uccidere i lupi, che attacca la biodiversità del nostro territorio già martoriato dal bracconaggio, cementificazioni, trivellazioni, discariche abusive, commercio illegale di fauna selvatica. Sostenete e diffondete.